Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono in macchina e come quasi sempre accade in macchina vi parlo di Android Auto. Oggi nello specifico andiamo a vedere la nuova interfaccia di Android Auto, come è fatta, cos'è cambiato rispetto a prima e quali sono le nuove funzioni. Andiamo per gradi però. Vediamo adesso com'è la vecchia interfaccia, così vediamo subito che cosa verrà cambiato. Il tutto verrà fatto con il mio telefono Samsung Galaxy S9 Plus. Accendiamo la macchina. Colleghiamo il cavo USB e vediamo com'è Android Auto. Allora, l'interfaccia era così, con il meteo, l'orario qui in grande, il 4G, il simbolo della batteria, qui il tasto per parlare con Google, di qua andiamo su tutte le app. Ok, qui abbiamo le musiche, se ci clicchiamo possiamo scegliere la sorgente che vogliamo ascoltare. Qui ritorniamo nella home page, qui andiamo a fare una chiamata, qui abbiamo il tastierino numerico e qui andiamo ad aprire la navigazione, in questo caso Google Maps, ma abbiamo anche Waze volendo. Questo è, diciamo tra virgolette, la vecchia interfaccia di Android Auto. Stacchiamo il cavo. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo installare, ovviamente se non l'avete già fatto, l'ultima versione di Android Auto disponibile oggi, che è 31 luglio 2019. Dopodiché andiamo su Android Auto e dobbiamo disinstallare questa applicazione che abbiamo, però prima dobbiamo andare su info e leviamo la cache e i dati. Quindi questa versione qui non è l'ultima. Disinstalla. Ok, l'ultima applicazione, vi metto il link in descrizione per andarla a scaricare. Andiamo su archivio, io ho già l'ho scaricata, eccola qui. Installa, sì, dove vi faccio vedere che versione è. Aspettiamo che finisce l'installazione. Ok, in questo momento possiamo aprirla e facciamo la configurazione iniziale. Continua, consentiamo tutto. Concedi autorizzazioni, ecco qua la versione si è intravista, vabbè, la faccio vedere meglio dopo. No grazie, continua. Ok, parla con Google, ok, ok. Andando su impostazioni, qui vi deve comparire una spunta dove dice di provare la nuova interfaccia di Android Auto. Eccola qui, infatti, prova il nuovo Android Auto solo per schermi auto, aggiorna ora o ottieni l'aggiornamento automatico disponibile a breve. Ci clicchiamo, non dobbiamo fare nessun'altra operazione. Andiamo indietro. Possiamo uscire e adesso possiamo collegare il telefono all'auto. Ok, continua. Ok, Android Auto è connesso. Eccola qua, Android Auto, e vediamo la nuova interfaccia. Qui abbiamo il tasto Home ed ecco qua tutte le applicazioni. Allora, cosa è cambiato? In alto a sinistra l'orario è un po' piccolo, prima stava al centro o comunque era grande. 4G e batteria in alto a destra, vabbè, ci può stare. Qui possiamo ritornare all'infotainment della Kia, in questo caso YouTube Music, Maps, Spotify, telefono, dove abbiamo contatti, componi un numero e va bene. Poi abbiamo, qui c'ho di nuovo il collegamento per andare all'ultima app. Se io apro Amazon Music, e vado su una canzone a caso, ok, mi si sente, attorno al tasto play. Google Maps ce l'ho sempre qui a portata di click. Quando vado sulla home ho gli ultimi controlli della musica. Poi qui c'ho un'impostazione che però non mi si apre qua, ma mi si apre sul telefono, quindi quando si guida
non possiamo manovrare su questo schermo. YouTube Music Car Stream, ve lo faccio vedere in un altro video dedicato, così vediamo cosa è cambiato, soprattutto se funziona o no. Podcast Spotify, Telegram, TuneIn, tutte le app, vediamo, ritorna alla versione precedente, sempre incorporata. VLC funziona? Pare di sì, ma solo per ascoltare musica in questo caso. E niente, qui sono tutte le applicazioni. Qui abbiamo la notifica, nessuna notifica in questo momento, e qui abbiamo il controllo di Google. Che tempo fa domani a Roma? A Roma domani ci sarà il sole, con una massima di 32 gradi e una minima di 21. E qui abbiamo l'ultimo riproduttore audio. Diciamo che sì, è carina, però mi aspettavo di meglio da questa nuova interfaccia di Google. Cosa succede quando vi arriva un messaggio? Ok, mi sto mandando un SMS. Eccolo qua. Il mio numero SMS, se siamo fermi possiamo leggerlo cliccando su anteprima, messaggio di prova è quello che ho scritto, se clicchiamo su riproduci ce lo Ecco dice. il messaggio. Messaggio di prova. Puoi premere il pulsante vocale e dire rispondi. Possiamo fare uno swipe a destra e a sinistra per cancellarlo oppure premere su cancella tutto. Niente ragazzi, questo è un breve video per farvi vedere la nuova interfaccia di Android Auto, come si installa, come funziona e cosa è cambiato rispetto alla precedente. Nel prossimo video vi faccio vedere se funziona, spero di sì, sempre CarStream e AA Mirror sulla nuova appunto interfaccia di Android Auto. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, Potrino 10, mi raccomando seguitemi su social, Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno sul canale. Qui da Potrino 10 è tutto, noi ci rivediamo a un prossimo video, ciao!